Sarà al Castiglion Fiorentino la prima uscita ufficiale della nazionale di calcio infermieri, la neonata nazionale, contro Selezione Meoni, una selezione di grandi campioni dello sport che hanno risposto a questa chiamata. L'incontro si intitola Match for Life, il ricavato andrà in favore della fondazione intitolata a Fabrizio Meoni e sarà anche l'evento di avvio del premio Fair Play di quest'anno. L'anno scorso abbiamo premiato gli infermieri e i medici, ci è venuta in mente l'idea di coinvolgere in questa partita tra gli ex campioni sportivi la nazionale infermieri e questo ci ha permesso anche di contattare Siniša Mihajlović che con molto piacere ha accettato la commissione di diventare commissario tecnico. L'incontro si svolgerà il 30 di agosto, i proventi andranno alla Fondazione Fabrizio Meoni intitolata alla memoria del grande campione di moto scomparso durante una gara della Parigi-Dakar ma anche della figlia di appena 18 anni scomparsa qualche mese fa. Ci sono dei progetti che sono già stati avviati, che hanno bisogno di manutenzione, miglioramenti e comunque sono tutte attività che appunto avviate dalla Fondazione appunto Fabrizio Meoni già negli ultimi 15 anni, ovviamente hanno sempre bisogno di appunto manutenzioni come ad esempio scuole, pozzi, nel tempo vanno a deteriorarsi e quindi hanno bisogno anche di fondi per poter essere migliorati e ampliati. Veramente doveroso ringraziare tutti gli infermieri che si sono adoperati in questo periodo di pandemia, sono stati eroici, hanno dato dimostrazione quanto tenevano al loro paese nel cercare di poter salvare le vite umane, gente che non dormiva e quindi credo che siano stati di esempio per tutti noi e quindi credo che sia stato veramente un binomio molto forte da mettere in evidenza la Nazionale Infermieri e l'Associazione Meoni. Sarà la punta di questa squadra? Ma la punta di questa squadra ce ne abbiamo tantissime, da Moscardelli, a Muzzi, al sottoscritto, ma soprattutto al nostro capitano Daniele Bennati che ha fatto il ciclista ma allo stesso tempo è anche un grande calciatore, quindi punteremo tutto su di lui. Grazie al sindaco Mario Agnelli, grazie ad Angelo Morelli, siamo riusciti a creare proprio qui ad Arezzo la prima volta, il debutto della Nazionale Infermieri del Calcio, quindi è un grande orgoglio anche per me che sono presidente di questa provincia. Se le metterà le scarpette o no? Io sono in squadra.